Nel palcoscenico prestigioso dello stadio del Conero di Ancona, l'ambizione del Pietralacroce, mai arrivato tanto in alto, si misura con il blasone della Falconarese, decisa a riaprire le ali. I rossoblù hanno eliminato nei playoff del girone C il Brugnetto prima e la Condorica poi. I biancoverdi si sono liberati del Castelbellino e del Vittoria Strada. Abita all'incontro il signor Ferretti della sezione di Iesi, coadiuvato dagli assistenti Mangiaterre di Macerata e Alesi di Ascoli Piceno. Partiamo con le immagini del match. Passano appena 2 minuti e i padroni di casa si rendono subito pericolosi. Severini, cross in aria, respinta di Boria, palla che arriva al capitano rossoblù che spara a botta sicura. La sfera termina ampiamente a lato. Al nono, Portaleone se ne va in velocità. Severini lo abbatte senza tanti complimenti, beccandosi il primo giallo di giornata. La partita è molto nervosa. Al 17esimo, il direttore di gara deve intervenire ancora per questo fallo di Boria ai danni di Capotondo. Al 18esimo arriva la rete che deciderà il match. Gran discesa di Vinci sull'out di sinistra, finta di corpo che disorienta Severini, passaggio filtrante a Portaleone che attende il suo arrivo e palla in rete. Azione bellissima che manda la Falconerese in vantaggio e i tanti tifosi in festa sugli spalti. Al 23esimo, Marini è costretto ad uscire anzitempo dal campo per un problema muscolare. Al suo posto Saracini. Al 36esimo, corner affidato a Saracini. Modeo non ci arriva di un soffio. Al 37esimo, sono ancora gli ospiti a spingere la conclusione dal limite. Termina ampiamente alta. Il Pietralacroce del primo tempo sta tutto in questa conclusione di Baldetti da distanza proibitiva. Termina qui la prima frazione con i padroni di casa incapaci di imbastire azioni pericolose e con gli ospiti che hanno sfruttato con pieno merito una disattenzione difensiva portandosi in vantaggio di una rete. Ad inizio ripresa i biancoverdi partono subito con l'acceleratore pigiato, Portaleone vince il duello con Severini, Spinelli arriva come un treno sparando alto da posizione invitante. Al settimo Baldetti mette in mezzo, lo stacco di testa è debole e di facile presa per Fabrizi. All'undicesimo Di Mattia serve Spinelli, la botta è forte ma imprecisa. Ancora Falco avanti al quindicesimo con Di Somma. Portaleone sbilanciato da Quercetti non inquadra lo specchio della porta. Al ventiduesimo Falconerese vicino al raddoppio, punizione di Spinelli, Polenti è chiamato ad un super intervento per evitare la rete. Il Pietralacroce nei minuti finali si butta generosamente in avanti per cercare la rete del pari che porterebbe la partita all'extra time. La Falconarese controlla senza problemi fino al triplice fischio del signor Ferretti di Iesi. Per i dorici si conclude con una sconfitta questo cammino nei playoff, una stagione comunque positiva per i ragazzi di mister Marinelli. Per la Falconarese ultima fatica si chiama Vadese Calcio che ha sconfitto l'Isola di Fani supplementari sul neutro di Urbania. Ultimi 90 minuti di fuoco dove ci sarà in palio il pass chiamato prima categoria. Mister Bussoletti, al termine di una partita che vi vede vincitori, una grande gioia, una grande soddisfazione e anche un traguardo meritato, quello raggiunto, ma non è finita qua. Però ora guardiamo insomma al risultato odierno. Purtroppo no, non è finita qua. L'anno scorso sarebbe bastato, invece quest'anno purtroppo no, quindi c'è da fare, speriamo, solo un'altra partita e quindi ancora sarà durissima, anche perché queste partite qui sono dispendiose di energia per 3 partite, penso. Quindi oggi credo che abbiamo meritato, abbiamo fatto un'ottima partita, solo che fino alla fine c'è sempre da soffrire. Quindi complimenti anche al Pietralacroce che ha dato tutto, noi abbiamo dato tutto e siamo stati oggi, secondo me, più bravi e abbiamo meritato il risultato, insomma, ecco. Ti chiedo se da un tuo punto di vista c'è un po' di rammarico per quel primo posto che insomma avevate inseguito anche a lungo, oramai è acqua passata, è ovvio, è giusto anche guardare avanti, però ti chiedo se col senno di poi ovviamente in cuor tuo speravi in qualcosa in più da quel punto di vista. Beh, sicuramente sì, anche perché per come era andato il campionato noi siamo partiti male, mentre la Labor è partita, credo le prime
10 partite, le aveva vinte se non 10, 6, 7 di fila tutte, noi siamo partiti male, però poi da 10 punti di svantaggio eravamo riusciti ad arrivare a più 2 e poi purtroppo un paio di partite storte. Ha contribuito, gli infortuni ce l'hanno tutti, ma noi ne abbiamo avuto solo 3 crociati quest'anno, di cui 2 punte, che per noi sono state determinanti e credo che alla fine quelli abbiano inciso, però la Labor ha strameritato il campionato e io penso che era la squadra più matura per vincerlo rispetto a noi. Noi abbiamo parecchi giovani, qualcuno ancora ha fatto pochi campionati e quindi forse in quel momento abbiamo sicuramente sbagliato qualcosa, ma la Labor... Onore alla Labor che ha fatto secondo me benissimo, anche se il giorno di ritorno anche loro hanno avuto... Mister Marinelli, sconfitta sì, ma tante note positive in una stagione del Pietra la Croce che si chiude, è vero, con un 1-0, ma tante sono appunto le cose positive che vi ricorderete nel corso di quest'annata. Sì, è stata un'annata che penso che storica per la società, non era mai arrivata a vincere il playoff del girone, a giocarsi lo spareggio, poi ogni anno la seconda categoria è sempre difficile andare su con gli spareggi perché poi dopo le partite sono infinite, però insomma oggi noi abbiamo dato tutto, io onoro al merito anche alla Falconarese che è una bella squadra, lo sapevamo, noi abbiamo fatto la nostra partita cercando di mettere le nostre armi che è quella della tenacia, della voglia di arrivare prima sulla palla dell'avversario, diciamo che alla fine abbiamo tenuto botta fino alla fine, è stato lo specchio di tutto l'anno dal punto di vista delle partite equilibrate, tirate. Noi tutte le partite o vincevamo 1-0, le pochissime che abbiamo perso 1-0, 2-1, insomma sempre con un poco scarto. E oggi è andata così, io devo ringraziare tutti quanti, società, giocatori che hanno comunque dato tutto facendo una stagione che ripeto, per Pietra la Croce è storica, perché mai c'erano arrivati. Purtroppo sarebbe stato bello continuare, ma c'è anche un avversario che secondo me, diciamo pur noi non demeritando e facendo tutto quello che c'era da fare, diciamo che non ci sta che abbia vinto la partita, perché sono una buona squadra anche loro sicuramente, con tante individualità, tanti giocatori capaci di saltare l'avversario nell'uno contro uno. Insomma, bravi loro.